un nuovissimo video sul canale di Matt e Stay. Ah, ma esiste ancora? Sì, pazzesco! Esiste ancora ed è tornato Luca con noi a fare reaction. È sul mio canale, non ci sei più stato. Scusa. Ah, era. Ma torniamo con una serie veramente di grandissima. Di alto livello. Di alto livello. Alta fedeltà. Fedeltà. Sì, perché ce l'avete chiesto in tantissimi. Sì, raga. Ed è quel classico video che useremo per riattivare questo canale, perché nei prossimi giorni, settimane, vi bombarderemo di vlog, cose sulla nostra casa, vi faremo vedere robe. Stay tuned, come si dice, perché questo canale adesso inizierà man mano a prendere piede. A prendere piede, cioè proprio piede, non OnlyFans, piedi. No! Che poi ci bannano. Vi ricordo di lasciare un like, lasciare anche un commentino qua sotto perché aiuta l'algoritmo a spingere il video. E iscrivetevi al canale se ancora non lo siete. Via! Ci sono amori che durano per sempre. Madonna, quanto mi mancava! Ci sono amori che durano per sempre. Preambolo: in questa puntata c'è Claudia, che è una nostra amica, che fa la parte di una di queste attrici a cui niente può resistere. No, mi dissocio fortemente! Ale, partiamo con pere e fanari! Ma quanto mi mancava sto programma? Scusa. Alta infedeltà! Brucia, cazzo! Carlo e Sara stanno... Eccola lì, Sara, che in realtà è Claudia. Ciao amica, proprio quel giorno lì ho paura. Stanno insieme da 6 mesi, lei ha 29 anni ed è da poco diventata veterinaria. Lui di anni ne ha 32 ed è dottorato... Poi viene da ridere, ma non riesco a guardarlo. È una bella puntata questa. Ma non riesco a guardarlo. Ed è dottorando in scienze forestali. Forestali? Scienze forestali. Sono conosciuti a un corso di orientamento. Devi percorrere un percorso preciso solo aiutato da una bussola o da una carta topografica molto... Perché questi occhi così, Claudialla? La soffriva quasi. Soffriva. C'era un po' di scuola francese lì sotto. Quindi lei si è iscritta e ci siamo praticamente innamorati quasi subito. Lui gli ha detto: guarda, di là è il nord. Lei: oh, mio Dio! Non ha capito più niente. Guarda i muschi! Oh! Allora io vorrei solo, cioè, lei è dovuta andare con sto tipo sotto, sì, in giro per la città a fare foto. Delle foto cambiandosi d'abito, perché ovviamente devono sembrare giorni diversi. Quando eravamo distanti ci mancavamo e così facevamo dei giochi. I giochi è così: Cluedo, Trivial Pursuit. Uno. Mi è venuto in mente adesso il titolo della puntata. Solitario. Cioè, perché il titolo. L'avevo detto. Dick Pic. Dick Pic. Ogni tanto ci mandavamo delle foto. Sì, ma lui non prendeva il cellulare perché era in mezzo ai boschi. Seguino nel bosco. Bastone ce l'ha, però. Ho deciso di mandargli una mia foto nuda. No. Ma si sta palesemente toccando gli zebedei. Allora lui gli manda la foto di un porcino. In un bosco della Val Malenco mi nascondo dietro un albero. E via, foto del cazzo. Mi ha mandato la foto del cazzo. Finalmente raga, qualcuno che lo fa. Palle in chat. Oh, che belli questi format, porca p***a. Questo sta m***a, dobbiamo guardare. E le mando, diciamo, una foto del mio... delle sue grazie. Le sue grazie. Ed era decisamente eccitato. Aveva un bel bastone. C'è il tronco lì. Ride pure. Adesso gli è venuta un'orticaria della Madonna, che con il pisello ha preso un'ortica. No! È divertente, all'inizio ci divertivamo molto. Cazzo nelle foglie. Sembrano essersi trovati. Lo devono a Renata. È stata lei, infatti, a portare per la prima volta Sara al corso di orientamento. Ma perché non tutti il torcicolo? Sembra la sigla di Smallville. Cioè, possiamo partire dritti direttamente. Andavamo in aula studio a studiare con le nostre amiche. Ci chiamavamo proprio quelle dell'aula studio. Madonna, che fantasia! Quelle dell'aula studio era proprio il gruppo che era rimasto attivo dall'università. E si parlava anche di conquiste amorose. Quella che ne parlava più di tutti era Renata. E Renata era una donzella che saltava di fiore in fiore. Io vi giuro che ogni volta che parla Claudia mi tengo da ridere. Ero quella più scatenata tra tutte. Mandavo le foto dei ragazzi con cui dovevo uscire e loro mi davano dei consigli. Io ti darei dei consigli su come mettere l'eyeliner, però, perché così proprio no.
Makeup shaming. No, va bene tutto, ma così no, eh. Non lo mettere se lo metti così. E la curiosità di tutte si concentra maliziosamente su Carlo. Chi cazzo è Carlo? Il tipo di Claudia e di Sara! Le chiedemmo di farci vedere se meritava davvero di essere così importante. Noi abbiamo mandato una foto a lei e lei ha girato nel gruppo delle amiche la foto delle Claudia, esatto! Sara Claudia ha fatto vedere la foto del tutto? Sì. Ma che a me è successo? Hai cazzo mandato la foto del a una e questa qua l'ha fatta vedere alle amiche. E come fai a saperlo? Me l'ha detto. Ma chi, le amiche o lei? Lei. E cosa hanno detto le amiche? È bello. Amica approved. Così io gli ho mandato quella foto. Cioè che l'abbiamo costretta a inviarci quella foto. Fondo era lei che voleva farci vedere. Sì, allora. Ma fermi un secondo. Perché gliela dovuta mandare? Cioè erano lì sedute. Se proprio devi fargliela vedere fai così e via, no? Cioè. Voleva palesemente sgaggiarsela. Se me l'avesse chiesto io avrei detto assolutamente di no. Io mi pentì subito di aver mandato quella foto. Però è vero, è una brutta cosa questa. A parte ma gli scherzi. Ma no, è brutto. Non si fa. Si fa. Claudia, che cazzo fa? Non ho capito. A me quella foto era rimasta in mente. Ti è rimasta anche su WhatsApp, tra l'altro. Vedi, una cagata. Ma sta pizza qualcuno vuole mangiare, porca puttana. Eccitatissima lei. Che altro se la continua a guardare lì mentre parla con loro. Ma sta zoomando. Ma fermatela! I due fidanzatini si godono una serata da soli quando... La cacarella. A un certo punto sento una puzza terribile e mi rendo conto che stavo... carbonizzando l'arrosso. Ah, pensavo che si era cagato addosso. Pure io. Mi cade l'occhio sul telefono che aveva lasciato sul tavolo. Jam jam. Ha messo la sua madre. Come schermo. Come screensaver, così il c***o. Che fa così. Chat aperta sulla schermata delle chat. Con una foto di un paio di pettorali. Ah, lui è finito sulla chat di gruppo delle donzelle dove si scambiano le foto degli omini nudi. E lei ha messo la foto di un pettorale di un altro uomo come... Ma no, l'avrà mandata qualcun altro. Ma questo è palesemente quei gruppi marci di Telegram. Ma questa è... Ma che schifo era? Questa è... Oh! Non mi viene il nome. Sì, era una cosa tra amiche, una cosa senza malizia. Lui iniziò a chiedermi se l'avessi condiviso e io gli dissi di sì. Te l'ha detto, eh? Era un gioco fra di noi. Dai, cazzo, è solo una foto dal cazzo! In casa di Carlo e Sara la situazione si è fatta ancora più tesa. È stato il gelo, lui prova a copiare i compiti, ma... E io l'avevo perdonata, però era come se, non lo so, si fosse rotto qualcosa. Mi ero rotta anche io. Durante l'orientamento ho fatto una brutta caduta. Mentre guardavo la foto dei cazzi degli altri. Hai visto? Guarda dove cazzo cammini! Che dopo quel brutto incidente... C'è il pellegrinaggio, ma non sul luogo della foto? E lui adesso dice, qua dove ho fatto la foto al Sara chiusa in casa col ginocchio fuori uso. Carlo tra le montagne insieme a Renata. Eccola lì, raga, allora, io ve lo dico. Io ve lo dico, se glielo metto in mano tra le mangrovie... Ha vinto. E ho confessato a Renata il fatto che mi sentivo ferito. E Renata giustamente gli dirà, ma stai tranquillo. A me è piaciuto il tuo cazzo. Hai un cazzo bellissimo. Sono diventato tutto rosso, mi sono vergognato tantissimo. Però poi mi sono messo a ridere anch'io perché... Ma però perché poi vi mi dovete sono messo sedere a ridere così una bocca all'altro? Ma no, sui istinti, ma non ho capito. Perché adesso le donne non possono avere degli istinti... Ma non puoi averlo col fidanzato della tua amica, scusami. Ma sono detto... La tua migliore amica, tra l'altro. No! Mi ha aiutato a non prendermi così seriamente. Praticamente se Carlo mi perdonò, alla fine fu merito di Renata. Ma non la faccio furbetta. Cosa? Quanto mi piaceva e quanto mi eccitava sapere cosa si nascondesse sotto quei pantaloncini. Vabbè, a me sembra un po' esagerato. Non avevi detto che erano dettagli? Due settimane più tardi la lite tra i fidanzati è ormai ricomposta. Ma non ha frattura, è ancora scomposta. Di Sara continua a uscire in montagna senza di lei. La mattina ci siamo trovati da soli io e Carlo. Ma guarda un po', ci siamo persi. Faceva molto freddo. Quindi hanno dovuto accendere un fuoco in una caverna. Ma stanno facendo con uno con la bottiglietta appeso all'albero. Hanno dovuto togliersi i vestiti perché erano zuppi. Il calore umano è l'unica cosa che poteva salvarli. Ma che... Ma è giusto. Noi eravamo bagnati fradici. Ma guarda lì con la mappa in testa. E soprattutto dovevamo trovare un modo per scaldarci. Guarda che puoi toglierteli quei pantaloncini. Tanto ormai non devo scoprire niente di nuovo. Ridamelo col caldo. Comunque, anche se sono inventate, raga, sono storie vere. Ma sì, ma succedono tutti i giorni. Raga, può capitare. Boiate. Magari non nel bosco, però. Poi prese l'asciugamano e cominciò a strusciarmelo tra le gambe, sulla pancia. L'asciugamano tra le gambe. Cioè, ma se tu mi devi asciugare, mi asciughi tra le gambe. Avevo i vestiti addosso bagnati
che esaltavano in un modo spettacolare il suo corpo. Spettacolare! E in men che non si dica ci ritroviamo a fare l'amore sulla terra bagnata. E via, così! Ma raga, ma in questa stagione ci sono, partono dei POV che... Che primo piano! No, mi dissocio! Carlo prova a porre rimedio nei giorni che seguono. Lui si sente in colpa adesso. E allora gli fa un croissant. Buongiorno amore mio, caffè Borbone. Ma c'è la tazza del caffè Borbone anche? Sì. Pazzesco, sti sponsor. Invece il mio, che sono povero, è caffè Borbone. Mi feci in modo di non uscire le domeniche successive per stare un po' con lei. Sapevo che stava... Lo sai che ho intenzione... Quando vuoi, eh? Ho intenzione di intraprendere una nuova carriera. Ho capito che ormai fare lo youtuber non serve più. Lo streamer, ormai dopo la pandemia è finito tutto. Il TikToker, sono troppo vecchio, non ce la posso fare. Doppiatore di cose. Guarda quanto sono bravo. Uscire. Io ero felice perché andò a una casa che amavo per stare con me. Però sentivo che non rinunciavo solo all'orientamento. In realtà stavo rinunciando. Lo sapevo! Professionista. Questo è venuto benissimo. Veramente quella delle scarpe. E così. Quello era più crunch. Sì, è proprio. Bello. Dovevo risentirla, dovevo rivederla in qualche modo perché non facevo altro che pensare a lei. Oh mio Dio, mi manca. Comunque lei è stata tradita per colpa sua. Sì. Ha mandato, ha fatto vedere la foto, l'amica si è invaghita. Sei libera oggi pomeriggio dalle 5 e mezza alle 6 e mezza? È già pronta, per Dio! Madonna, c'è lei che ha già la gamba dietro la schiena. No, contorsionista. Carlo si presenta a casa di Renata. Quando mi fisso con una persona che mi piace divento un martello. Un martello lui, è pneumatico, Black and Decker. Sotto la doccia, sulla lavatrice. Deve far bucato, contestualizzato, eh! Mi accontentava, diciamo, il si è rotto? Mio vizio. Eh sì, osteopata lui, eh. La sto solo aggiustando, eh. Con le mutandine addosso. Effettivamente era una cosa un po' scomoda, però... Si è cacato addosso. Vabbè, è ora di fare il bucato. Sì, comunque sta stessa stagione non si sono dati un contegno. No! Ma dovevano fare... Hanno dato tutto. È il salto di qualità. Vabbè, sono tradimenti, comunque il tradimento... Cioè, non è blando. Si è tolta tutto tranne le scarpe. Ho paura di prendere i funghi. No, non fare adesso. Sono passate 2 settimane. E così Carlo rimaneva fuori sempre fino a tardi per stare all'università e tornava a casa stanchissimo. Però lui dovrebbe darlo a tutte quelle che erano nel gruppo che avevo visto. Così non mi sembra corretto. È vero. Cioè, dai. Cioè, condividere. Io me la prendevo con il professore perché non riuscivamo più nemmeno a fare l'amore la sera. Col professore me la prendevo. Sai che l'osteopata, il professore dell'ospedale... Io voglio avere una... Ma il professore... Di scienze forestali. Quello che non li mette a posto la gamba, sai? Ah! Carlo si prepara per l'uscita di orientamento. Eccolo. Le previsioni non erano belle. Sarei uscito ugualmente a fare i miei allenamenti di orientamento. Invece ci siamo dati appuntamento a casa mia. Zan zan. Arrivo da lei. Iniziamo a farlo subito. Ma potete fare una cosa un po' più pacata, per favore? Piano! Cristo! Credo dopo un'ora gli ha suonato il telefono. Un'ora no, ci dà la donna. Sì, ho capito, ma è l'uomo perfetto. Che furbo. Così e dura pure un'ora. Ed era Sara. Sì, dalla passione col piede risponde. Col mignolo. Ma Carlo non mi rispondeva al telefono e pioveva di rotto. Sara, diluvio, forse era preoccupata per me. Ma giura. Sono uscita di casa e sono andata al punto di arrivo del giro. Vedevo che non arrivava e la mia... Siamo arrivati al momento clou. Sara pensava di vederselo spuntare fuori dal bosco di lì a poco. Questo era un bel problema. Lui non era nel bosco, era nella tana. Vabbè, la soluzione qua la trova facile, pioveva. Dove cazzo sei? Al bar. Ma... Arrivo. Pondere però. Beh, adesso va al bar. Non è che sta lì, dai, nel letto, penso, no? Gli raccontò che eravamo già tornati in città perché mi doveva accompagnare a casa dopo che eravamo stati sorpresi dalla pioggia violenta nel bosco. La cosa aveva senso. Così presi la macchina e li raggiunsi a casa di Renata. Vestitevi! Però, eravamo tutti e due caldi e asciutti. Poi c'è la doccia, perché quella entra in casa va a vedere se la doccia hanno scopato nella no, doccia. No, si bagnano. Si bagnano, perché teoricamente hanno allora, preso pioggia. Allora, ascolta una cosa, non tradire mai nessuno, perché proprio non ci arrivi. No, ma io non tradisco mai, è troppo faticoso, ma che cazzo vuol dire? Ma manca anche quella da tradire. Non ne ho una, figurati due. Ma tu sei pazzo, due. Gli zaini, di metterli sotto l'acqua fredda. Ma i vestiti dovevi bagnare. Poi in effetti ha ragione lei, ma che cazzo si stanno bagnando sotto? Ma infatti, sei bagnato sotto i vestiti asciutti.
e trovai un'atmosfera strana. Odore di c***o. Nel senso, no. Sono entrato dentro e c'era mica proprio quell'olezzo sì, di c'è. Palla, ma è... Come se la mia presenza lì li disturbasse. Beh, lei zoppa. Tutto il resto del gruppo aveva dato forfè per via del tempo. Mi resi conto in quel momento di essere gelosa di Renata. E facevi bene. Le scarpe. Prima di andare via notai i vestiti e le scarpe di Carlo. Ha bagnato se stesso. Vabbè, ma le ha pulite, scusa, perché poi se rimane il fango rimane incrostato. Cosa stai facendo? Perché mi allisci? Non faccio l'erba. Ah, ecco. Mi sta uscendo la caccola dannata. E devo andare io a prendertela. C'è una ragazza da riporto. C'è un golden retriever. No, ti bastano. Cazzo, la devi levare. Erano bagnate, sì, però non c'era neanche una traccia di fango. E come si dice, excusatio non petita. Io non gli avevo chiesto niente. Mi hai fatto ascoltare, però, Tagliari, ma no. Excusatio non petita. Cosa? Eravamo zitti, però, Excusatio non petita. È il suo cazzo? È petito. Io non gli avevo chiesto niente, però lui si era sentito in dovere di darmi giustificazioni. C'è niente da fare, vuoi strappare. Io ho un pro player di un livello veramente... Cioè, non si è mai accorta di niente. Ti sei mai accorta di niente. Pazzesco. Giocatore fortissimo. Oggi quando hanno detto da prendere il gelato, guarda che io sono andato direttamente a casa. Sì. Era la nonnetta del negozio a fianco. L'ha dovuta anche aggiustare le due costole. A un certo punto è riuscita a non avere varie cose e l'ho dovuta rimettere dentro. No! Così proprio. Ma che schifo! No! Io mi sentivo meglio. Avevo tolto le stampelle, Carlo stava... Per me deve mettergli il c***o nella tazza. Casa con me. È tornato tutto alla normalità. Volevo provare a ricostruire la nostra relazione. E non ci vedemmo più. Però lui mi chiedeva le mie foto. Un po' così, per ricordarsi di me. Ma basta con queste foto del c***o! Ovviamente le avevo fatto promettere di cancellarle le foto. Diciamo che io ho mantenuto la promessa al 95%. E voilà! È diventato pesante. Mi chiedeva di rispondergli subito e mi diceva se mi stavo toccando, se mi stavo eccitando. Renata si è rotta le palle. Carlo mette da parte le buone intenzioni e qualche giorno più tardi... Glielo mette sul tavolo. Di punti bianchi come sono. Eravamo già nel letto a recuperare tutto quello che avevamo perso in queste settimane. Ma si può fare... Ma... Mia, che impressionata! Ma è un video rock! Con Carlo tanto assente e con il menisco ancora fuori gioco... Capito, ma fatti operare però! Sono sei mesi che fa male sto cazzo di menisco! Ma basta! Invita a casa un'amica dell'aula studio. Sapevamo che Renata aveva un nuovo amante. Attenzione! Era riuscita a scucirgli qualche dettaglio durante una serata alcolica. Poca roba, niente di compromettente. Perlomeno così credevo. Eccola lì. Cosa ha detto? Disse all'amica la storia delle mutandine. Cioè, del fatto che non ci piaceva farlo completamente nudi. Lui buca le mutandine. Ma come fa? È un trapano. Che è una trivella, bro. No, è che lei sposta e fa cucù. Però è anche una delle prime cose che Carlo mi ha chiesto di fare all'inizio, quando abbiamo iniziato a fare l'amore. Coincidenza veramente sospetta. Stai sbagliando, Sara, tranquilla. Ma non è l'unico uomo che fa spostare le mutandine invece che levarle. Non è una prova. Sempre a pensar male. Non è assolutamente una prova. Sara fa una cosa che non aveva mai fatto prima. Gli è adatto. Col menisco rotto. Ero gelosa. Ero in giro con altre 20 persone, non eravamo solo io e Renata. Sì. Ma le corna si vedono benissimo. Io le vedo. Lì. Sei tu che mi dici che mi tradisci da 2 anni. No, la vecchia è morta un anno fa. Qualche sera più tardi, la cena con le amiche dell'aula studio. Cioè, vuole farlo ubriacare per... Sì. Non appena si alza per andare in bagno... Gli fottiamo il telefono! Ma portatelo dietro, no? Ma io queste cose comunque sono poco credibili. C'erano le uniche 3 foto di Carlo che avevo tenuto. Ma volete mangiare? No, stanno guardando le foto del... Sai che gli attori non mangiano mai? Io sapevo che molte volte mettono in bocca il cibo e poi sputano. Non mangiano mai. Rifare la scena 20 volte. Sennò devi mangiare 4-5 volte. Non so come ho fatto a non scoppiare a piangere. Non mi ero accorta che Sara aveva visto il mio telefono. Mi inventai un mal di testa e me ne andai. Vabbè, ma questo è un gruppo comunque delle scuse veramente brutte. Madonna, non c'è uno che sa mentire. Sono tornata a casa e mi fa...
Di già? Io già lì avrei voluto prenderlo a pugni. Madonna, adesso gli prende le dita e spaccane la cosa del pianoforte. Anzi... No! Notai che c'era lo zaino che aveva preparato per l'escursione del giorno dopo. Lo zaino, pieno di preservativi dentro. L'indomani mattina, Carlo e Renata, ignari di tutto, si incontrano per la consueta escursione della domenica. Zam zam! Ci spogliamo, facciamo l'amore e poi dopo ci rivestiamo e prendiamo le mappe. Ne avevamo una. Dettaglio che conoscevo benissimo. No, io... Li ha fatti perdere nel bosco. No, vabbè, adesso è bellissimo se esce l'articolo di giornale dispersi. Buona, non li hanno mai più trovati. Bellissimo, così è una bella vendetta. Così è bello. Solo dopo mezz'ora che giravamo ci siamo resi conto di cosa era successo. Se tutta la vita che fa orientamento nel bosco non si orienta un cazzo. Questa ma è tutta, questa è mezz'ora che è così. Nell'ultimo anno ha solo ficcato nel bosco, quindi altro che orientamento. Ne avevo messa una vecchia della Francia. Cercammo di mantenere la calma e di tornare indietro, però ormai si era fatto pomeriggio. Fa freddo, per scaldarsi scopano di nuovo. Mi sta solo e si riparte. È arrivato alle 2 di notte grazie ai soccorsi. Quando tornai a casa la vidi lì, con quel sorrisetto. Poteva anche risparmiarsi. Ma direi anche di no. Carlo ha accantonato il lavoro di istruttore e si è dedicato completamente a... Però lui era pure l'istruttore, si è perso. Io non ci andrei mai con uno così. Sara ha trovato un nuovo fidanzato, ma ha messo in chiaro da subito la regola fondamentale della loro relazione. Niente escursioni in montagna. E niente foto. Mai scambiarsi foto nudi. Renata esce ogni settimana con un nuovo ragazzo, ma ancora non ha trovato nessuno come Carlo. Vabbè, sì. Renata continua a scopare tranquillamente. Sta bene. Perfetto!